Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: a distanza di mesi Nikita Pelison ha reso note delle dichiarazioni sorprendenti in merito alla sua vittoria. Continuate a leggere per scoprire cosa ha detto. La vincitrice del GF VIP 2023, Lady Nikita Pelison, dopo aver partecipato a una puntata dell'Isola dei Famosi per andare a trovare l'amica Elena Prestes, ha fatto parlare di sé per delle dichiarazioni molto interessanti rilasciate a un sito di gossip. Inoltre, la Pelison ha deciso anche di dire come stanno davvero le cose tra lei e il suo ex fidanzato Matteo Diamante, con il quale aveva condiviso anche l'esperienza nel programma Ex on the Beach su MTV e in ultima battuta il GF VIP. Nikita Pelison ha ritrovato l'amore. Nella casa del Grande Fratello, la bella Nikita Pelison dai capelli verdi, oltre ad aver trovato l'amicizia di Antonella Fiordelisi e la vittoria, ha ritrovato anche il suo Matteo Diamante. Il modello entrato in casa, in qualità di ex di Nikita, pian piano è riuscito a ricucire il rapporto con lei, senza mai lasciarsi andare. Solo una volta usciti dalla casa, i due sembrano essere ancora più affiatati e pronti a non chiudere ancora la loro relazione. La storia con Matteo è una storia infinita. Con lui una volta, 2 anni fa, avevo chiuso definitivamente e lui mi aveva detto di rivederci. Avevo tenuto la porta aperta a possibili nuove conoscenze, che sono arrivate. Poi al Grande Fratello l'ho rivisto e da lì abbiamo avuto la possibilità di stare assieme senza malizia e di scoprire tanti lati di noi che ci piacevano. Abbiamo ritrovato il piacere di stare insieme. Sottolineo che non siamo tornati insieme. L'amore ha mille sfaccettature. Io al momento mi sento che gli voglio molto bene e che voglio che lui si realizzi e sia felice. Il retroscena in merito alla sua vittoria. La modella Nikita Pelison in un'intervista sul sito Isa e Chia ha rivelato che in cuor suo era fermamente convinta che avrebbe vinto il Grande Fratello, dopo aver vissuto un'esperienza paranormale. Ammetto che in una meditazione mi era stato detto che avrei vinto, ma è stato indimenticabile dopo 7 mesi. All'inizio non pensavo di arrivare fino alla fine. Non è stato facile subire le nomination. È stata tosta. Ringrazio i miei anni di percorso interiore, altrimenti sarei crollata subito. Mi ha aiutato tanto riuscire a gestirmi emotivamente. Quanto al suo rapporto con i fan ha dichiarato: i miei angels lo ringrazio tantissimo e mi scuso se non posso essere 24 ore su 24 online, ma cercherò di renderli fieri di miei. Sono contenta che il mio esercito unicorniano abbia un'anima buona. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen an older man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more.